Un aspetto che mi attiva molto in questo viaggio a cui parteciperò è quello della possibilità da parte di persone così diverse di trovarsi insieme, di conoscersi e soprattutto di fare le stesse cose osservandole con occhi diversi. Cioè il fatto che vedere le stesse montagne da parte di un artista, di un musicista, di uno storico, di un narratore, di un atleta, di un alpinista, insomma, è qualcosa di importante per capire le differenze che ciascuno porta come esperienza, come interesse, e poi metterle insieme, coagularle insieme in modo da far vivere la montagna nei suoi aspetti molteplici, perché la montagna è una fonte inesauribile di idee, di suggestioni, di emozioni, e questo mi sembra uno degli scopi del viaggio, quello di mettere insieme emozioni, sensazioni e idee differenti. All'ultima tappa faremo una degustazione guidata di vini diciamo di vini di montagna. Vini di montagna di qualità, preparate da cantine, da piccole cantine che chiamiamo eroiche perché coltivano, mantenendo tradizioni familiari antiche, in situazioni difficili, cioè in montagna, in altitudine, su pendenze elevate, non potendo portare macchine per lavorare le vigne, dovendo fare tutto a mano, e insomma una coltivazione ancora d'un tempo che comunque porta alla fine a risultati strepitosi in termini qualitativi. Quindi speriamo che vengano apprezzati.